Spero sinceramente di no. Chiaramente il periodo politico crea delle preoccupazioni, nel senso che il passato purtroppo è stato rinnegato in tempi recenti, ma probabilmente più per opportunità che per altro, e quindi fa un po' paura vedere questi cartelli al giorno d'oggi. Ogni periodo storico ha, diciamo, delle caratteristiche, è inutile guardare al passato se non per rispondere in maniera giusta se si ripresentano le stesse problematiche. Quindi secondo me mettere dei pannelli del genere confonde anche un po', perché sicuramente, diciamo, il voto è stato democratico, gli italiani hanno espresso delle preferenze, ognuno la sua. Nessuno ha barrato una croce con scritto fascismo. Purtroppo è un fenomeno che si ripeterà frequentemente secondo una strategia determinata e scelta da qualcuno per destabilizzare un momento politico che è di forte transizione in Italia.